Questa domanda del giorno da sottoporre innanzitutto all'onorevole Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle collegato con noi. Intanto grazie e ben arrivato Toninelli. Grazie a voi dell'invito e buongiorno. Allora, noi ci rifacciamo alle parole di Beppe Grillo con la domanda del giorno. Oggi c'è stata la conferenza legge elettorale. Grillo dice la stanno facendo per fermare il Movimento 5 Stelle. Sei d'accordo? Per ora, come vede, sì un 54%, no un 46% di coloro che stanno rispondendo. Ecco, che cosa non va in questa legge elettorale? E poi il vostro movimento fuori dal Parlamento ha votato ieri per il proporzionale Per il online. proporzionale, esatto. Innanzitutto questa legge elettorale mette il paese nelle mani di una sola persona, di un solo capo, e i cittadini non conteranno più nulla. Non permette ai cittadini di effettuare delle preferenze dei candidati, di conseguenza i candidati che diventeranno poi eletti in Parlamento sono i catapultati, i nominati da parte di un capo. È un vero e proprio plebiscito per un capo. Neppure Mussolini nel 23 aveva avuto il coraggio di fare una legge elettorale tanto antidemocratica come invece hanno fatto Renzi e Berlusconi al di fuori del Parlamento. Questa è la vostra posizione, ovviamente. E senta, che cosa è uscito fuori invece dal popolo del Movimento 5 Stelle? Quanti sono stati i voti? Mi sembra intorno ai 35-40 mila, e sono, mi creda, e sono tantissimi, perché stiamo parlando di due persone che nelle stanze buie, nel silenzio di queste stanze, senza la pubblicità a favore dei cittadini, stanno decidendo qualcosa che avrà ripercussioni sulla vita quotidiana di tutti noi, perché la democrazia è vita quotidiana. Noi stiamo dicendo che invece facciamo una proposta, la facciamo a 40 mila cittadini che dopo essersi informati hanno votato. Vedete voi che abisso che c'è tra queste persone e No, noi. onorevole, la richiesta sul numero era dovuta da parte mia perché volevo sapere quante persone avessero votato. Non so, ti intendeva, 35 mila. sono troppo poche o sono tante? Assolutamente. Le chiedo il vostro proporzionale, il vostro intendo dire il proporzionale che il Movimento 5 Stelle fuori dalla rappresentanza politica in Parlamento è stato chiamato a scegliere. Viceversa, che garanzia darebbe al popolo italiano tutto? Innanzitutto siamo alla prima fase, non abbiamo evidentemente concluso un percorso che è appena iniziato. Abbiamo deciso qual è il sistema, ovvero sia il sistema proporzionale. Ci sarà un secondo passo in cui informeremo i cittadini dei vari diversivi che ci sono all'interno dei proporzionali, correttivi, e di conseguenza faremo un secondo passo e magari riusciremo ad arrivare anche a quella proposta che abbiamo già depositato parecchi mesi fa, e le ricordo che siamo stati gli unici a depositare una proposta di legge elettorale, che abbiamo appunto depositato. Adesso vedremo, entro la fine del mese di febbraio la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sarà pronta. Per il Movimento 5 Stelle che cosa non va? In Matteo Renzi, oggi Grillo ha detto, sei pagato per fare il sindaco, fai il sindaco, però è anche il segretario di un partito eletto con le primarie, e quindi, insomma, il compito di segretario di partito, lo porta avanti, lo Allora, cosa non va? deve Penso che portare avanti. lo deve certamente portare avanti. Cosa non va? Penso che lo vedano tutti i cittadini. Sta lavorando al di fuori del Parlamento, ma soprattutto al di fuori del suo stesso partito. Sta facendo degli accordi con persone che, le ricordo, sono dei pregiudicati per decidere che cosa? La legge da cui dipende il livello della nostra democrazia. Qual è l'effetto? È che un capo deciderà per tutti, perché l'effetto di questa legge elettorale è una vera e propria dittatura per il capo. Non ci sono preferenze, le liste bloccate sono fasulle, perché poi il riparto è a livello nazionale. E mi dica lei se poi le quote rosa o correttivi migliorativi di questo tipo questo hanno dei valori. Io porto l'esempio, è come mettere un dolcificante su una torta oramai muffita, è immangiabile comunque. Senta, forse quote rosa non si dice più, però lei ha fotografato l'immagine, insomma, ormai si parla anche se non è più in uso magari come termine. Il Movimento 5 Stelle per le donne che cosa fa per il governo? Intanto, tra poco entra un nostro nuovo ospite, per le donne, per le liste. Per esempio, le donne sono capolista nel Movimento 5 Stelle? Guardi, alle parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno vinto più del 50% delle donne. La dimostrazione che non servono delle leggi, degli articoli, degli emendamenti dove si obbliga, ad esempio, come viene fatto, la presentazione dell'alternanza di genere, ma basta essere trasparenti ed aperti a tutti. Il Movimento 5 Stelle ha portato in Parlamento più del 50% delle donne. Ha portato in Parlamento più del 50% delle donne. Senta, l'ultima domanda, onorevole, che le faccio è sempre la stessa. Quando viene o venite, visto che lei, tra le altre cose, ci è stato segnalato, e lo vediamo come esperto di legge elettorale, quando viene qui in trasmissione e invece di 5 minuti facciamo 2 ore di puntata insieme a lei?
Guardi, sarebbe veramente un onore quando parliamo di argomenti e non facciamo tribune politiche dove l'uno urla di fronte in faccia all'altro, no, guardi, io certamente, mi e non è questo sicuramente il suo contenitore, guardi, io ho molta stima per l'azienda presso, per lei e per l'azienda presso cui lei lavora, allora, di conseguenza venite. Per me è un invito, lei deve sapere che però noi abbiamo una comunicazione, abbiamo uno statuto, di conseguenza bisogna interfacciarsi con chi lo fa di professione, da allora, parte io, mia guardi, l'invito è accettato. Onorevole, io la ringrazio, le ho fatto questo invito in diretta invece che telefonicamente, come puntualmente avviene ogni volta che vi invitiamo, proprio perché prima o poi ci riusciremo, insomma, perché questo è importante, non i 5 minuti, ma un tempo, capisco che 5 sia un numero a cui voi siete molto legati, ma insomma, voglio dire, un tempo un po' più allargato. Comunque, chiara la posizione su legge elettorale da parte del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere stato con noi, onorevole Danilo Toninelli, vicepresidente Commissione Affari Costituzionali alla Camera, appunto, Movimento 5 Stelle.